posso chiudere, chiamerei Alpis, dottoressa Bonomo, per parlare un po' di prospettive e di progetti per Lorenzo. Penso che adesso dobbiamo più che parlare di progetti salutarci, però tutto quello che ho sentito è sicuramente sempre arricchente. Pensavo molto ai soggetti con sindrome Down e quando ho iniziato a lavorare si diceva essendo una malattia di origine genetica non c'è niente da fare. La differenza dove è stata? C'è stato qualcuno che non ha creduto a questo e ha cominciato a lavorare con loro e oggi la differenza è talmente abissale in poco tempo. Per cui è un'esperienza tale che ci dice che oggi di fronte ad un bambino che nasce con delle difficoltà è meglio stare zitti piuttosto che dare delle sentenze, mettersi a lavorare e guadagnare tutto quello che c'è da guadagnare. L'altra cosa è un detto molto antico, la bellezza sta negli occhi di chi guarda, per cui una persona non è disabile perché ha un problema fisico, è disabile solo perché ha una persona che lo vede come tale. Quindi se tutti quanti noi riuscissimo a diventare capaci di cambiare la cultura, non esisterebbe la disabilità, perché non esisterebbero più gli occhi che la vedono come tale. Sicuramente i bambini che oggi si trovano in classe dall'extracomunitario al soggetto autistico, al soggetto disabile, stanno avendo l'opportunità di guardare e imparare con occhi diversi. Ma la disabilità sta solo negli occhi di chi guarda. Grazie. Bravo.